solo tre procure militari, tre tribunali militari, Verona, Roma, Napoli, e La Spezia viene chiusa. Allora a Vinca, dicevo, accanto all'SS di Walter Reder, opera la Brigata Nera di Carrara, ufficialmente. Allora, in questa situazione gli alleati non pensano che gli italiani possano processare loro i tedeschi, come per esempio potevano fare tutti i paesi invasi dalla Germania, ai quali ci si impegnava a consegnare i responsabili di crimini commessi in quei paesi che fossero stati catturati dagli italiani, dagli alleati, perché l'Italia era un paese nemico, ma d'altra parte era anche evidente che l'occupazione che aveva subito l'Italia dopo l'8 settembre del 1943 era stata un'occupazione particolarmente dura, ed era anche evidente, almeno agli alleati, che una delle cause di questa strage di civili che aveva accompagnato l'occupazione tedesca era stato l'insorgere di un movimento di resistenza sia armato sia non armato, quindi un movimento di opposizione, di resistenza armata, ma di opposizione politica. Non scordiamoci mai i deportati politici, non scordiamoci mai gli internati militari italiani che appunto decidono nella maggior parte dei casi di non aderire alla Repubblica Sociale e restano internati in condizioni durissime di vita. E allora questo movimento di resistenza, in particolare il movimento di resistenza armata, era stato fortemente sollecitato dagli alleati, era stato fortemente sollecitato soprattutto dopo la liberazione di Roma, quando i tedeschi si ritirano verso quella che avrebbe dovuto essere la linea di resistenza, e che poi lo sarà effettivamente, la linea gotica, che loro chiamavano linea verde, che non era ancora pronta, e ci sono una serie di inviti ufficiali di Alexander, il comandante in capo delle truppe alleate, ai patrioti che operano tra Roma e la linea cosiddetta dei Goti, per una sorta di insurrezione generale, facendo intravedere la possibilità che la guerra potesse finire in Italia prima della fine dell'inverno. Le cose non andarono così, la linea gotica resse, l'offensiva alleata sulla linea gotica per liberare Bologna prima dell'inverno fallisce, ed è nel corso di quell'offensiva che si avviene l'eccidio di Montesole. Si combatteva a pochi chilometri di distanza da Montesole, e addirittura nei giorni precedenti i partigiani coi binocoli vedevano gli accampamenti alleati che erano arrivati lì vicino, quindi si pensava che in effetti Bologna potesse essere liberata prima, il che voleva dire avere accesa la pianura padana prima dell'inverno. Non è così, ma è indubbio che è proprio per questo invito alla resistenza che gli alleati si sentono a un certo punto moralmente impegnati a processare loro in Italia i responsabili di queste stragi. E cosa pensano? Pensano di fare un processo a tutti i generali comandanti delle unità tedesche, a partire dallo Stato Maggiore di Kesselring, per arrivare a i generali dei due corpi d'armata, delle divisioni e così via. In base a un'ipotesi, se ne discusse già quando presentammo il libro dell'Atlante, che qui non si trattava di eccessi commessi da singoli reparti, ma si trattava di un'azione terroristica pianificata dallo Stato Maggiore di Kesselring e ritrasmessa dai vari stati maggiori
di corpo armato e di divisione per appunto staccare le popolazioni italiane dai partigiani e infliggere alle popolazioni italiane danni così pesanti che lì non si potesse più combattere una guerra partigiana. Gli alleati pensavano questo perché avevano ritrovato nel quartier generale di Kesselring la documentazione di questo, avevano ritrovato la trasmissione degli ordini di Kesselring alle varie unità operative e così via. Quindi pensano di fare un grande processo ai responsabili della campagna d'Italia, lasciando però agli italiani la possibilità, dopo il trattato di pace, quando all'Italia verrà ridata pienezza giuridica, anche di giurisdizione, su le vicende che avevano riguardato l'Italia dopo l'8 settembre, la possibilità di processare le persone, i gradi da colonnello in giù, cioè i generali li processavano gli alleati, tutti gli altri potevano processare gli italiani. Ed è proprio per questo che viene costituito quell'ufficio al quale ha accennato Marco, presso la Procura Generale Militare, presso il Tribunale Supremo Militare, allora retta da Borsani, che doveva servire a raccogliere informazioni da un lato da passare agli alleati e dall'altro anche per preparare questi processi. Che succede? Succede che fino all'estate del 1946 l'idea di un grande processo in Italia ai generali tedeschi è ancora attiva, tant'è che abbiamo visto documentazione per cui si richiedeva addirittura il trasporto in Italia dell'attrezzatura, della complessa attrezzatura per la traduzione simultanea che era stata utilizzata a Norimberga. Questo per farvi capire che doveva essere un grande processo con decine di imputati, i difensori. Quindi dopo l'estate del 1946 quest'idea viene progressivamente abbandonata. Nel frattempo erano stati impostati alcuni processi, in particolare quella a Kesselring, per il sistema degli ordini e per le fosse ardeatine, processo che si chiude nel maggio del 1947 con una condanna a morte, ma a quel punto c'è proprio una opposizione nettissima del mondo politico inglese. Erano gli inglesi che si preoccupavano di questo, gli americani erano molto più disinteressati. Gli americani processano un solo generale, Dostler. Se voi andate su YouTube vedete l'esecuzione del generale Dostler. Dostler era il comandante del corpo d'armata, mi pare, no? Insomma, del corpo d'armata accusato di aver condannato a morte senza processo una missione di guastatori per lo più italo-americani, tra l'altro, che doveva far saltare un tratto di ferrovia vicino proprio alla Spezia. Vengono catturati e vengono condannati a morte senza processo. Alla fine della guerra Dostler viene processato dagli Stati Uniti, dagli americani, e viene condannato a morte, perché ovviamente la difesa dei propri soldati era prioritaria, dei civili insomma se ne poteva anche fare a meno di condannare i responsabili di stragi di civili. E Dostler viene fucilato e gli americani firmano la fucilazione, che ancora ora, se voi cercate su YouTube Dostler, vedete proprio il firmato, dura 2-3 minuti, dell'esecuzione di Dostler. Questo è l'unico generale condannato dagli americani.
E poi c'è un generale condannato a morte dagli inglesi, che è il generale Bellomo, il quale aveva avuto, si era schierato con il re Badoglio, aveva avuto un ruolo importante nella difesa del porto di Bari per evitare che fosse occupato dai tedeschi, ma viene accusato di essere il responsabile dell'uccisione di un aviatore, mi pare, inglese che aveva cercato di scappare da un campo di prigionia. E con un processo molto rapido e sembra anche molto ingiusto, viene condannato a morte e la condanna viene eseguita, nonostante fosse un generale che era passato dalla parte, diciamo, del Regno del Sud, che collaborava a quel punto, come aveva dichiarato, la cobelligeranza insieme agli alleati, aveva dichiarato quindi una cobelligeranza contro la Germania. Questi sono gli unici due casi di generali condannati a morte. Kesselring, che viene condannato a morte, viene immediatamente graziato, e con lui Simon, il capo di Walter Reeder, e Mackensen, che era stato il responsabile, uno dei responsabili delle fosse ardeatine. Perché? Perché a quel punto siamo nel maggio del 47, è già evidente lo scoppio di un'altra guerra, non guerreggiata, ma guerra fredda si chiamerà, e sia Churchill sia Alexander dicono: ma smettiamola con questi processi, la Germania ci serve, sarà una nostra alleata, è già una nostra alleata nella divisione della Germania in due, la Germania occidentale, e quindi gli alleati decidono di chiudere questa stagione processuale, e tutti questi generali condannati a morte nel giro di qualche anno verranno liberati. Gli italiani avrebbero potuto però portare avanti i processi ai gradi minori dal colonnello in giù, perché non lo fanno? E lì la documentazione è chiara: non lo fanno perché contemporaneamente, soprattutto la Jugoslavia richiede all'Italia la consegna di un certo numero di ufficiali, uomini politici responsabili di presunti crimini commessi durante la guerra e durante l'occupazione italiana della parte di Slovenia e Croazia che occupa l'Italia stessa. E lì la documentazione è chiara, si dice: ma noi come facciamo a chiedere la consegna dei tedeschi per processarli in Italia e nello stesso tempo a negare la consegna degli italiani per farli processare in Jugoslavia? Per cui si decide di mettere un tappo su questa vicenda. Alcuni processi vengono commessi, in particolare quello per le fosse ardeatine a cui accennava Gianmarco, e quello a Walter Reeder per la strage di Marzabotto. E però poi si chiude. E nel 1960 tutti questi fascicoli verranno archiviati provvisoriamente dall'allora procuratore generale militare, che si chiamava Santa Croce, e messi in questo archivio, dove poi verranno ritrovati nel corso del processo. Ora, la cosa che vorrei notare è che comunque anche nei pochi processi celebrati si nota una cultura giuridica che è assolutamente diversa da quella che oggi ha permesso al procuratore De Paulis di poter condannare le persone, molte delle persone incriminate per crimini. Perché è una cultura che si basa fondamentalmente su un valore assoluto: agli ordini si deve obbedire. Tipico da questo punto di vista il processo per le fosse ardeatine.
Rilke è stato scalognato, perché se l'avessero provato e l'avessero processato insieme a Kappler e ad altri 5, mi pare, ufficiali e sottufficiali processati insieme a Kappler, sarebbe stato assolto, come sono stati assolti quegli ufficiali. Fu condannato solo Kappler perché si disse che gli altri ufficiali e sottufficiali avevano obbedito a un ordine di Kappler e quindi in questo senso non erano punibili, e siccome anche Prilke, che era tenente, era sottoposto a Kappler, anche lui sarebbe stato assolto. Lo stesso Kappler fu condannato non per aver commesso il tribunale militare, quello di Roma, siamo nel 1948, non per aver commesso una rappresaglia che lo stesso tribunale giudica sproporzionata. Il tribunale ammette in qualche misura che vi può essere un diritto di rappresaglia, cosa sulla quale i giuristi militari di allora discutevano, e alcuni ritenevano che in alcuni casi vi potesse essere, anche se doveva essere soggetta comunque a una certa regolamentazione, altri ritenevano di no. Ma Kappler, dice il tribunale, essendo un SS ed essendo stato educato al mito della obbedienza assoluta, non poteva avere la consapevolezza soggettiva che quello che gli era stato ordinato era un ordine illegittimo. Cioè, essere un SS diventa nella sentenza del Tribunale di Roma non un aggravante ma un attenuante, perché l'SS erano stati educati a quel mito. Viene condannato per due iniziative che lui aveva preso autonomamente. La prima è quella di aumentare di 10 il numero delle vittime, perché nel frattempo, nel corso della notte, era morto un altro militare tedesco. E quindi lui di sua iniziativa decide di aggiungere 10 ostaggi in più. La seconda è quella che, arrivati alle fosse Ardeatine, si accorgono di avere sbagliato in eccesso i numeri e vi erano ulteriori 5 ostaggi che non rientravano nel rapporto 1-10, e Kappler decide che anche questi vadano giustiziati. E questi sono i due motivi per cui Kappler viene condannato. Vorrei aggiungere, a proposito del fatto che siamo qui all'interno delle manifestazioni del giorno della memoria, che Kappler si era reso responsabile di una serie di attività contro la comunità ebraica di Roma, non la razzia del ghetto, perché quella era stata condotta da una squadra speciale che era agli ordini diretti di Eichmann e che proveniva dalla Francia e che viene mandata a Roma appunto per la razzia del ghetto. Ma nel periodo successivo lo stesso tribunale ricorda che Kappler aveva arrestato all'incirca, se non sbaglio, 700 ebrei romani, aveva contribuito a questo arresto, molti dei quali erano stati deportati e poi erano tornati. Ebbene, per questa attività il tribunale militare, che pure nella sentenza la rileva, non condanna Kappler a nessun tipo di pena. Questo per far vedere come in realtà ancora nel dopoguerra il tema della Shoah fosse fortemente sottovalutato in Italia e nel mondo, non solo in Italia. Per quanto riguarda Walter Reder, l'ha già accennato Marco, Walter Reder arrivano al processo di Bologna nel 51 a testimoniare a favore di Reder una serie di suoi sottoposti, tra cui l'ufficiale, il capo di Stato Maggiore Albers, Stato Maggiore di Reder, che era un tenente, che è stato condannato all'ergastolo poi nel processo che ha fatto Marco. Lì via a Bologna testimonia, ovviamente una testimonianza molto reticente, nessuno pensa
di incriminarlo. Perché? Perché era un sottoposto di Reder. E quindi il Tribunale di Bologna decide che è Reder il responsabile della strage di Marzabotto, in quanto è una personalità criminale, diciamo così. E i suoi sottoposti non vengono assolutamente processati. Allora, finita la stagione rapidissima di punizione, poi avviene questo lungo periodo dal 60 al 94 in cui del tema proprio non si parla più, e poi quest'ultima stagione è importante soprattutto appunto perché dimostra che nel frattempo la cultura giuridica, in particolare il diritto internazionale su questi temi, si è evoluta, perché ormai la giustificazione dell'aver obbedito agli ordini non è una giustificazione che viene più accettata in pratica in nessun tribunale militare italiano, e non solo italiano, in nessun tribunale. Resta il fatto che il disinteresse, ripeto, della società italiana dimostra una rimozione nei confronti della complessità della nostra storia, e in particolare la voglia di non fare i conti con l'esperienza coloniale e i crimini commessi in Etiopia, in Libia, per la riconquista della Libia, che praticamente non veniva controllata per niente, per fare i conti col passato fascista, diciamo, con le guerre fasciste che l'Italia aveva condotto, per cui è venuta fuori una generale autoassoluzione della società italiana, che si ritrova anche nei confronti degli ebrei, con una serie di luoghi comuni, per cui Mussolini avrebbe emanato la legislazione razziale solo perché gliel'aveva chiesto Hitler, un'assoluta falsità. Hitler non gli aveva chiesto niente. Poi il fatto che gli italiani erano più buoni dei tedeschi, ma in realtà anche questo non è vero, la legislazione razziale fascista era più severa di quella tedesca, soprattutto nella definizione di chi era ebreo, e diciamo l'Italia non è passata certo alla distruzione delle vite degli ebrei, perché poi si è ritirata dalla guerra e è stata occupata dai tedeschi, ma la Repubblica Sociale ha partecipato, e come, alla cacciata degli ebrei che poi venivano deportati in Germania. Cioè sono tutti luoghi comuni che dimostrano che questo paese deve ancora fare, secondo me, seriamente i conti con il proprio passato. E allora ben vengano processi come quelli fatti, se almeno, oltre che un valore importantissimo per le comunità che io ho potuto toccare con mano, quanto Marco sia venerato quasi a Sant'Anna di Stazzema, a Marzabotto, ma anche in episodi minori di cui lui si è occupato, perché è stata vista finalmente un barlume non di giustizia, perché appunto dopo 70 anni non è giustizia, ma perlomeno un tentativo di rendere conto alla comunità nazionale di quello che era successo in quei luoghi, ma appunto forse la speranza è che anche libri come questi possano spingere, se venissero letti, a una riflessione sul passato italiano, che è un passato complesso in cui non si può distinguere nettamente il bianco dal nero, perché c'è un'ampia sfumatura. Vi ringrazio. Posso aggiungere due piccole cose, anche una riallacciandomi a
spiegazione che ha dato Paolo sulla problematica dell'ordine, no? Dell'ordine militare, l'ordine, questo paravento dietro il quale sono stati commessi migliaia di crimini e nefandezze. La contraddizione, cioè perché tuttora questo è un argomento nel quale molto spesso si, diciamo, talvolta come battuta da bar, qualche volta come argomentazione più evoluta viene opposta, no? Perché comunque c'è questo mito del che in guerra tutto è concesso, tutto è illecito, l'ordine, le gerarchie militari si tengono sull'ordine, ecco. Ma certo non possiamo in poche battute risolvere questo problema, però io voglio farvi riflettere su due cose semplici. Allora, anzitutto, chi ha visto il film ieri, quello su Eichmann, ha visto che la difesa principale di Eichmann era quella che io ho eseguito comunque degli ordini, a parte che rifiutava, diciamo, proprio aver commesso alcune condotte, ma comunque la difesa principale era quella della, molto semplice, di aver eseguito degli ordini che avevano eseguito anche Reder e Kappler. Cioè, non è che Reder e Kappler, che erano stati condannati, avevano preso delle iniziative, avevano anch'esso eseguito degli ordini. Quindi, così come loro avevano eseguito questa difesa, diciamo, questa è la contraddizione anche di quella sentenza del 48 di Kappler. Cioè, quell'argomentazione doveva valere anche per lo stesso Kappler, non soltanto per i suoi collaboratori. Non è che c'è una distinzione di l'ordine in serie A e l'ordine in serie B. E questo è tanto vero, poi la controprova di questo sta anche nel fatto che se nelle carte, nelle prime investigazioni degli alleati, sia il SIB, cioè lo Special Investigation Branch, l'organo investigativo britannico di guerra, sia il reparto investigativo della quinta armata degli Stati Uniti d'America, che erano quelli che facevano le indagini, le prime indagini, nei report che noi abbiamo trovato, diciamo, nel famoso armadio della vergogna, che sono dei documenti che sono accessibili a chiunque perché si trovano anche negli archivi britannici e americani, gli indagati vanno dal soldato semplice al generale di corpo d'armata. Cioè, nel primo report sul fatto di Marzabotto ha 24 nominativi, di cui la metà sono soldati, non sono comandanti. Quindi anche gli stessi alleati avevano ben chiaro il concetto che gli ordini criminali non si eseguono, perché eseguire un ordine criminale significa commettere un crimine al pari di chi quell'ordine ha emanato, a parte, diciamo, che sta scritto nella legge, sta scritto anche nell'articolo 47 del codice di guerra tedesco, ma proprio te. Quindi è questa, diciamo, questo problema dell'ordine è proprio una di quelle, diciamo, non, disfunzioni, una di quelle forme di menzogna travestita, insomma, da argomentazione, che serve da paravento a giustificare le più brutte nefandezze e le più grandi violenze. Questo è una contraddizione che è palese, proprio, è assolutamente evidente, e che noi abbiamo esplicitata nel processo di Marzabotto. Ma se qualcuno ha la voglia e il tempo anche di andarsi a leggere gli atti sia del vecchio processo Reder che di quello che abbiamo fatto alla Spezia, o quello che abbiamo celebrato prima alla Spezia e poi a Roma per la strage del Padre di Cucicchio, anche lì abbiamo dei verbali di interrogatorio di comandanti di compagnia, di comandanti di squadra, di plotone, che nei briefing che precedono queste operazioni di massacro, perché queste sono operazioni militari a tutti gli effetti, non è che si uccidono centinaia di persone così, diciamo, casualmente, no? Vengono pianificate a tutti
vengono dati loro, squadra A, plotone B, compagnia C, tu fai questo, tu fai questo, tu fai quell'altro, devi fare così. Ebbene, sia nel briefing che ha preceduto all'epoca non si chiamava briefing, ma comunque si chiamava riunione preparatoria, ecco, di Mazzavotto, si alza un ufficiale che qua si chiama Sesalfa e chiede: ma scusi comandante, noi come ci dobbiamo comportare nei confronti dei civili? La risposta deve essere più chiara: eliminare tutto, ordine ripetuto e quindi ordine eseguito. Stessa cosa nella riunione preparatoria della sala del Paolo di Fucecchi, uno dei deputati che poi è stato condannato al ergastolo a Roma, il maresciallo Iaus si alza in piedi e dice: mi scusi, come dobbiamo procedere nei confronti delle donne e bambini? Eliminare tutti. Questa è la risposta, questo è l'ordine, viene ripetuto, a quel punto l'ordine è chiaro e l'ordine viene seguito. Quindi il dubbio naturalmente viene spontaneo al comandante. E evidentemente questo dubbio però non determina poi un ripensamento o una esecuzione. La seconda cosa che volevo dire è che ho omesso di dire di premessa è che lo scopo principale, diciamo, di queste riflessioni che abbiamo fatto nel libro e nei libri che seguono è, diciamo, sicuramente quella di spiegare questi un pochino nella più ragionata questi concetti che oggi abbiamo sommariamente esposto, fornendo soprattutto dati, anche le dati, anche i numeri, le informazioni che non sono facilmente accessibili, ma anche quello di fornire, di rendere accessibili per tutti i documenti, i principali documenti giudiziari sui quali si sono svolti questi processi e che sono in gran parte anche dei documenti, dei veri e propri documenti storici, cioè documenti di archivi militari tedeschi o alleati, che non sono ovviamente facilmente accessibili al pubblico, perché è difficile andare al Bundesarchiv a Berlino o di Friburgo, alla Deutsche Stelle di Berlino o ai National Archives di Washington. E allora, poiché tutte queste migliaia di documenti sono stati raccolti in questi processi, noi ne abbiamo messi pubblicati alcuni in allegato a questi libri, e una gran parte invece sono disponibili online come nell'archivio digitale di questi libri. E questo è forse il principale scopo divulgativo di questa collana. Questo lo dovevo perché credo che sia un aspetto importante anche dal punto di vista proprio sia didattico per i giovani e anche divulgativo per chi lo sa. Io nel ringraziare per i due stimolanti interventi che sono stati fatti, voglio salutare intanto il sindaco di Ancona e se vuole intervenire lo può fare, ma volevo prima di salutarci chiedere se c'era qualche domanda, perché forse gli elementi che sono stati forniti sono particolarmente stimolanti, per cui se qualcuno vuole può intervenire. Io direi una cosa soltanto. Di tutto quello che è stato detto resta una questione per quanto riguarda l'AMPI, di continuare nell'attività per cercare di fare in modo che il massimo organo rappresentativo del nostro, il nostro Parlamento finalmente riesca a assumere il lavoro che è stato fatto dalla Commissione e decida una volta per tutte che lo Stato italiano in qualche modo si fa carico di una mancanza che ha commesso e che non è soltanto un fatto storico, ma come ci avete rappresentato questa sera voi, è qualcosa che ha a che fare con il tipo di atteggiamento che anche oggi è necessario acquisire nei confronti del rapporto tra l'obbedienza, la legge, i valori
che dovrebbero essere comuni a tutte le nazioni. Non a caso, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, c'è stata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ci sono state le costituzioni di tribunali internazionali che dovrebbero riuscire ad affermare il concetto che ci è stato richiamato, no? Ci sono le leggi, e però le leggi che stabiliscono che l'obbedienza cieca agli ordini non esiste, però c'è una prassi consolidata che va comunque rotta dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista della consapevolezza collettiva. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, faccia pure. Il libro è qui, se qualcuno lo vuole. Omettevo una cosa, gli atti della commissione sono pubblicati dal Parlamento, non ricordo se il Senato o la Camera, e comunque acquisibili. Il presidente della commissione era una commissione bicamerale, ma essendo il presidente deputato, sono visibili, perché se voi andate sul sito della commissione ci sono, lì l'ho citato proprio, i documenti, è il documento, ve lo dico subito. Comunque io li ho acquistati tranquillamente all'ufficio documentazione della Camera. Sì, ma sono su internet. Come altro abbiamo provato a diffondere, ma sono acquisibili facilmente. Se li vuole, li può stampare, appunto, e sono le due relazioni, di maggioranza e di minoranza. Una cosa vorrei, a proposito di quello che dicevi tu, sottolineare: le due relazioni sono completamente diverse. In pratica la maggioranza nega che vi sia stato un input politico nel 1960, quando viene insabbiato tutto, e getta tutta la colpa su il povero Santa Croce. Dico povero perché Santa Croce era procuratore generale militare, era un fine giurista tra l'altro, sembra, e chiaramente secondo me non avrebbe mai fatto una cosa del genere se non gli fosse stata ordinata. La minoranza sostiene tutta invece il discorso complesso che io vi ho fatto. Su una sola cosa le due relazioni coincidono: nel proporre al governo italiano la creazione di un albo d'oro dei caduti civili e un posto fisico, un museo, una casa della memoria in cui convogliare tutta la documentazione sulle statue. Su questo erano d'accordo tutti, non se n'è fatto assolutamente niente, ovviamente. L'albo d'oro l'abbiamo realizzato con i mezzi molto più ridotti, con l'Atlante delle stragi, perché lì dove è possibile abbiamo inserito anche i nomi dei caduti, ma certo il valore che avrebbe avere a Roma un museo, una casa della memoria che ricordi questo aspetto della Seconda Guerra Mondiale sarebbe molto più importante. Quindi forse ripartire dall'unico punto di concordia tra le due relazioni potrebbe essere utile per rilanciare un discorso che è, secondo me, sempre attuale. Sempre attuale, se posso aggiungere da quello che voi dicevate, che io, scusa, anche scomodo. Scomodo per la coscienza nazionale, non soltanto per chi lo fa, perché è evidente da quello che voi raccontavate, dicevate, illustravate, che c'è una rimozione e una tendenza alla rimozione che non è solo di chi in qualche modo direttamente o indirettamente all'epoca può aver avuto ruoli, uso un termine eufemistico ovviamente, disdicevoli, e quindi non ha particolare interesse, ma c'è una tendenza alla rimozione.